Il prossimo 18 maggio, proprio qualche ora prima dell'apertura della 12ª edizione dell'IT Forum, sempre a Rimini, Morningstar consegnerà i suoi prestigiosi Fund Awards, i suoi premi. Ecco, quali sono i criteri con i quali avete selezionato i fondi vincitori, Pelusi? Sì, diciamo che innanzitutto l'obiettivo è di assegnare un riconoscimento, un premio a quel gestore, a quelle società di gestione, a quei fondi che hanno saputo generare più valore aggiunto per i propri risparmiatori, per i propri investitori, quindi che hanno saputo mettere al primo posto il risparmiatore. Su un orizzonte temporale di medio-lungo termine, 5 anni, quindi fondi che non hanno almeno 5 anni di storia non vengono presi in considerazione. Però siccome ovviamente il premio viene assegnato annualmente, il peso del rendimento ottenuto nell'ultimo anno è maggiore, infatti pesa per circa il 48% e poi via via scalare gli anni a ritroso. E, ovviamente vengono prese in considerazione 13 categorie con una certa omogeneità all'interno di queste 13 categorie e i rendimenti vengono corretti per il rischio e i costi, quindi è importante il punto di vista dell'investitore finale. Concludo dicendo che poi questi gestori che verranno premiati il 18, l'indomani proprio all'IT Forum di Rimini apriranno la fiera con un grande convegno moderato dal direttore di Corriere Economia Massimo Fracaro con la visione dei mercati da qui diciamo a fine anno. E poi li metterete subito alla prova. Esatto. E allora, come abbiamo appena sentito dire da Davide Pelusi, anche i premi ricevuti da un fondo comune possono rappresentare un utile indicatore per i risparmiatori nella scelta di un prodotto nel quale poi investire. Ci spiega perché Paolo Federici, Country Head per l'Italia di Fidelity International. Fidelity è stata recentemente premiata ai Lipper Fund Awards. Quale metodologia viene utilizzata per attribuire questi premi? I Lipper Fund Awards sono notoriamente dei premi basati su metodi assolutamente quantitativi che guardano indietro a 3 anni le performance dei gestori e danno dei premi singoli ma anche dei premi di categoria. Beh, quest'anno, nel 2011, Fidelity, che non è nuova a avere come dire, dei riconoscimenti di questo genere, ha avuto un premio per noi molto molto importante, cioè quello come migliore casa tra le più grandi sul segmento obbligazionario. Molti conoscono Fidelity sull'azionario, ma aver vinto quello sull'obbligazionario davvero ci rende consapevoli della possibilità di aiutare i clienti non solo appunto sull'equity. Che cosa distingue la gamma dei fondi obbligazionari di Fidelity? Beh, la gamma di Fidelity sul settore obbligazionario è già particolarmente articolata, come si conviene a una casa grande. In questo senso lo sarà ancora di più, perché Fidelity ha preso la decisione strategica di investire fortemente in questo settore e quindi ci sarà davvero una pioggia di interessanti novità. Ci saranno 8 nuovi fondi a classe con cedola distribuzione mensile, ci saranno 2 fondi a cambio coperto, ci sarà il lancio di un prodotto Total Return e molto molto altro, quindi i consulenti e i clienti avranno davvero di che restare soddisfatti. Ecco, forse per mettere un po' d'accordo i sostenitori dei fondi comuni e quelli degli ETF, l'industria del risparmio gestito, come dire, ha prodotto dei nuovi, o meglio ha tirato fuori dei nuovi prodotti e l'ultima novità è rappresentata appunto da questo mix tra fondi ed ETF, i cosiddetti fondi ibridi. Licciardello, di che cosa esattamente si tratta e quali reali plus hanno questi prodotti? Ma allora, quello che sta succedendo è molto semplice, cioè a distanza di alcuni decenni dal lancio e dall'affermazione di quello che è l'industria della gestione dagli Stati Uniti, Morningstar è proprio il testimonial supremo di questo, perché viene proprio da quelle parti la sua esperienza eccetera. E sta succedendo che a distanza di decenni le tecnologie, la capacità di andare sui mercati in maniera più efficiente sta producendo un'esigenza che è partita esattamente dai gestori stessi, cioè chi fa gestione attiva ha detto: ma io ho bisogno di uno strumento sintetico che mi può portare nel mio portafoglio una strategia
all'interno della strategia del mio portafoglio una quota legata a un certo mercato. Cioè, in fondo, l'ETF non è altro che la possibilità di aderire a un benchmark, che era una delle missioni o comunque uno dei riferimenti di chi fa la gestione attiva. Quello che sta succedendo è che uno dei più grossi gestori, mi sembra PIMCO, o non so se si pronuncia in questo modo, oppure no, ha previsto di lanciare una replica, quindi nel mondo dei replicanti, una replica di un fondo attivo che diventa un fondo, che diventa un ETF sostanzialmente, che è un fondo obbligazionario. Uno dei più grandi fondi obbligazionari gestiti in maniera attiva sarà trattato, questa è la novità, sarà trattato sul mercato in continua, sul mercato azionario, diciamo, nello stesso contesto di quello che è il mercato azionario. Quindi questo significa che in sostanza chi vuole acquistare o vendere questo fondo può farlo anche in diretta, anziché farlo attraverso i consulenti, eccetera. Quindi sta cambiando nel senso di una maggiore efficienza, soprattutto la parte distributiva di quella che è la vecchia logica della gestione. Tutto abbiamo qua. Accennato in apertura a Morningstar Investor, il nuovo magazine digitale di Morningstar. Davide Pelusi, a quale pubblico si rivolge la vostra rivista? Sì, diciamo che nel decennale della nostra presenza in Italia, infatti 10 anni fa abbiamo lanciato il nostro sito, abbiamo sentito l'esigenza di lanciare un nuovo strumento di informazione. Questo bimestrale, che è completamente digitale, quindi sfogliabile online piuttosto che strisciabile sui tablet, piuttosto che sugli smartphone. E come dice il titolo, Investor, ci rivolgiamo a tutti gli investitori, che siano investitori finali piuttosto che promotori finanziari, che investitori istituzionali. Sarà un po' difficile, diciamo, parlare un linguaggio che li possa trasversale, che li possa accomunare tutti, però per riuscirci ci avvarremo di delle centinaia di analisti e giornalisti di Morningstar sparsi in tutto il mondo, ma ospiteremo anche interventi autorevoli di economisti dei principali gestori internazionali, quindi interventi esterni. L'obiettivo è quello di trattare temi monotematici, quindi abbiamo iniziato con gli emerging market, ma parleremo anche di previdenza, quindi di pensioni, con l'obiettivo di semplicemente aumentare l'informazione e la consapevolezza negli investimenti. E allora grazie a Davide Pelusi, amministratore delegato di Morningstar Italia, in bocca al lupo per il Morningstar Award il 18 e anche ovviamente, perché Morningstar è uno degli organizzatori, per l'IT Forum in programma il 19 e il 20 di maggio a Rimini. Grazie anche per essere stato con noi a Maurizio Vanzella, direttore commerciale di Anima, società del gestione del risparmio, che ha più di 500.000 di clienti e opera con oltre 170 partner commerciali. Grazie a tutti. Grazie ad Antonio Quaglio, responsabile di Plus 24, il settimanale di finanza e di risparmio del Sole 24 Ore, in edicola ogni sabato, copertina dedicata al consulente, alla consulenza finanziaria, quella di sabato scorso. Grazie. E ancora grazie a Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica, società specializzata nell'educazione e nella pianificazione finanziaria. Grazie a voi. Un caro saluto a Luigi Dell'Olio, giornalista di Effare Finanza, il supplemento economico di Repubblica, in edicola ogni lunedì. E ancora grazie anche ad Antonio Quaglio, responsabile di Plus 24, il settimanale... Salvatore Licciardello. Scusate, ho sbagliato, Salvatore Licciardello, caporedattore di MF Milano Finanza e direttore della newsletter MF Guida. Grazie a voi. Quando ci rivediamo noi? Noi ci rivediamo come sempre domenica prossima alle ore 21.30 sul canale nazionale 177 di Odeon in tutte le regioni passate al digitale terrestre, in Lombardia anche sul canale digitale terrestre numero 13 di Telereporter, oltre che in tutta Italia sul canale 864 di Sky. Inoltre da domani pomeriggio sarà possibile vedere questa come tutte le altre puntate sul nostro sito, che è www.soldtv.it, oltre che sul sito di Odeon, che invece è www.odeontv.tv. E a me a questo punto non resta assolutamente, alla fine ci siamo poi preparati, non resta che ringraziarvi e salutarvi, augurarvi una buona settimana e naturalmente un buon investimento a tutti. Ci rivediamo domenica prossima.